Buongiorno e bentornati con la rassegna stampa di LaTV.it. La notizia principale dei quotidiani di oggi riguarda la presentazione ufficiale dell'enciclica verde intitolata Laudato Si, una raccolta di comandamenti verdi di Papa Francesco. I popoli hanno già pagato il loro prezzo per il salvataggio delle banche, ha dichiarato Bergoglio. Non facciamoli pagare ad ogni costo il prezzo della crescita. Rallentiamo il passo, insomma, queste le sue parole e ancora c'è l'economia, si parla della crisi della Grecia. L'Eurogruppo si è concluso senza un accordo, ma è previsto per lunedì un nuovo vertice, un Euro Summit. E ancora le cronache dall'estero. Strage in una chiesa del South Carolina a Charleston. Nel massacro sono rimaste ferite 9 persone, 6 donne e 3 uomini. A sparare è stato un ragazzo bianco di 21 anni. Obama dichiara: negli Stati Uniti è troppo semplice procurarsi delle armi. Bisogna intervenire sulla questione. Analizziamo dunque insieme le prime pagine dei quotidiani, a partire dal Fatto Quotidiano. Il falso in bilancio modello Renzi rischia di salvare anche Ligresti. La procura di Torino conferma l'allarme della Cassazione con le norme in bilico. Il processo sul saccheggio della società di assicurazioni Fonsai. Il ministro Orlando: vediamo, ma se la legge non funziona la cambieremo. In campagna proclamato De Luca, silenzio da Palazzo Chigi. Ribaltone, così le fondazioni di Guzzetti vendono Bassanini. Cemento e politica, altro che riforma degli appalti, regalo alle lobby. Enciclica di Papa Francesco, l'anatema di Bergoglio alle banche che affamano. Il Papa si occupa di ecologia, ma in realtà definisce un'altra economia. Ed ecco il caso della Grecia verso il default, Atene, la lunga attesa del disastro. A gran finale di servizio pubblico a noi piace il rosso, la piazza di Santoro. Ai servizi sociali Fabrizio Corona, dopo 3 anni dal carcere, a Don Mazzi. Attenta Michelle, la Rodotà ti vede. C'è ora la prima pagina di Repubblica. Ecco il prezzo delle sanzioni allo zar Putin, inchiesta di 7 giornali europei. Troppo prudenti le stime dell'Unione Europea, a rischio 2 milioni di posti. Vediamo appunto la fotonotizia, racconta della strage avvenuta nel South Carolina. Strage nella chiesa dei neri, il killer è un giovane razzista. La storia, la guerra senza fine. L'enciclica di Papa Francesco, il popolo umiliato dalle banche, le idee, il cantico della grande bellezza. C'è ancora il caso della Grecia, caos e liti, Atene appesa ad un filo, vertice straordinario a Bruxelles. Niente intesa, il Fondo Monetario Internazionale, nessuna grazia a Tsipras. A fondo pagina, la copertina, l'occhio del padrone ci spia, la ricerca voto, il web svela il segreto, c'è la formula dell'astensione, il reportage in Ungheria sul confine del muro invisibile. Vediamo ora il Sole 24 ore, così cambiano gli appalti, stop a deroghe e varianti, semplificazioni, rating per imprese e pubblica amministrazione. Dal Senato primo sia la riforma a larga maggioranza con il voto favorevole di Lega e Forza Italia e l'astensione di SEL e Movimento 5 Stelle. L'analisi, la sfida di tornare a correre e l'intervista a Cantone con il nuovo codice legalità e rilancio dell'economia. Grecia e Ungheria, i veri muri del populismo che spezza l'Europa, scrive oggi Adriana Cerretelli. Vediamo ancora panorama le rubriche di oggi. Immigrati, Unione Europea contro Ungheria, non servono altri muri, Ventimiglia resta il blocco francese. Un'altra guerra per l'Europa, scrive oggi Alberto Negri. Gli ispettori su Roma a valutare lo scioglimento, Marino resterò sindaco fino al 2023. Si parla ancora di Italia come i pentiti del doppio turno, la legge elettorale, le indicazioni del voto locale, antitrust subito, una rete a banda ultralarga, Stati Uniti, massacro in una chiesa, preso il killer. Grecia, vertice di emergenza, fumata nera all'Eurogruppo, Lagarde default se i greci non pagano entro fine mese. Lunedì summit dei leader Eurozona, squinzi da Atene, rischio serio, potrebbe danneggiare la crescita italiana. A portata di mano la soluzione dei problemi alimentari. Michelle Obama all'Expo, americani venite qui.
C'è ora il Corriere della Sera. In apertura, conto alla rovescia per Atene. Supervertice lunedì con Premier e capi di Stato Merkel a negoziare a oltranza. L'emergenza Lagarde default, se la Grecia non paga entro fine mese, Padoan non sono preoccupato. Il destino della Grecia è appeso ad un filo, o meglio al supervertice di lunedì prossimo, che coinvolgerà capi di Stato e di governo. La cancelliera Angela Merkel ha infatti chiesto di negoziare a oltranza. Vediamo la vignetta satirica di oggi che accompagna i titoli, gli articoli intitolati L'affondo di Francesco sulle banche salvate hanno pagato i popoli. Giovanni Bazzoli: se parla dall'America Bergoglio ha ragione, da lì è partita la crisi. Vediamo anche qui la fotonotizia che racconta la strage avvenuta nel South Carolina. Obama: solo da noi è così facile avere una pistola. Dylan fa strage di neri con l'arma regalata da papà. Strage in una storica chiesa frequentata da afroamericani a Charleston in South Carolina. 9 vittime, tutte di colore, preso l'autore di 21 anni. La verità sfugge sulla fine di Domenico e il ragazzo morto in gita era solo, poi la smentita. I genitori: con lui c'era qualcuno. La manifestazione, il doppio fronte del Family Day. Massimo D'Alema: riaprire il dialogo all'interno del PD. Il caso, il debito con il tesoro, verifiche del governo, buco da 350 milioni, Roma un nuovo colpo. Vediamo ora la prima pagina del giornale. Vergogna immigrati, bimbi in vendita in stazione, la CNN mette alla berlina il degrado di Roma, stranieri minorenni costretti a prostituirsi a Termini. La selva burocratica aiuta i migranti, impossibile l'espulsione. Questa volta non trucchino la partita, scrive oggi nel suo editoriale Alessandro Sallusti. L'enciclica di Papa Francesco: caro Papa, senza banche il popolo muore, ma non regaliamo Francesco a Verdi a sinistra, scrive Renato Farina. La fotonotizia ritrae Fabrizio Corona che è stato scarcerato. Bentornato però, adesso fa il bravo, l'ex fotografo affidato alla comunità di Don Mazzi. Condannato a 13 anni, ne ha passato in cella 2. E c'è il Jobs Act e Grande Fratello a senso unico. Siamo tutti spiati tranne gli statali. I datori di lavoro possono controllare PC e telefoni, ma solo in aziende private. Giustizia curiosa: Errani, re delle coincidenze, assolto da solo toghe rosse. Ed ancora, falliscono le trattative e forse pure il matrimonio di Tsipras. Tragedia greca: l'euro appeso alle bizze di una comunista. Infine c'è la prima pagina di Libero. L'enciclica ecologista: riscaldamento papale. Bergoglio fa suoi molti dei luoghi comuni dell'ambientalismo più spinto e attacca il mercato, ma dimentica che questo sistema ha fatto e sta facendo uscire dall'indigenza miliardi di persone e che la decrescita felice per i poveri è una condanna a morte, scrive oggi il direttore Maurizio Belpietro. La foto satirica di oggi ritrae Michelle Obama troppo perfetta, annega nella bava. Verso un accordo, paura di Putin, l'Unione Europea calerà le bracche con Atene, scrive oggi Ugo Bertone. Assalto alla CDP, l'elefante Renzi nella cristalleria dei nostri risparmi. La Francia: non solo respingimenti, i cugini fanno i furbi, la Francia ci rifila i suoi clandestini. A fondo pagina invece vediamo ancora il caso Corona, la disintossicazione. Il pretesto della disintossicazione dalla cocaina, giudice ripara l'ingiustizia dei colleghi, Corona scarcerato e messo in comunità. E con questa notizia si conclude la rassegna stampa di oggi, grazie per essere stati con noi e buona giornata.